La nostra vita non ci appartiene. Noi non capiamo il senso della nostra vita da soli. La vita non rientra nei nostri schemi. La vita è sorpresa, perché quando meno te l'aspetti, Dio si manifesta. Lo scopo della vita è coltivare in noi il desiderio di Dio. Ma noi spesso siamo distratti, annoiati, chiusi nei nostri pensieri. Non abbiamo amore nel cuore e quindi non ci accorgiamo delle visite di Dio. Per descrivere la nostra vita, Gesù racconta una parabola. C'è un padrone e ci sono dei servi. Il padrone deve partire, ma poi tornerà. Fino al suo ritorno dà potere sulla sua casa ai servi. E dà ad ognuno dei servi un compito da svolgere. È notte e il padrone non è ancora arrivato. Ma i servi amano il padrone e decidono di non andare a dormire per aspettarlo. Non sanno se arriverà a mezzanotte o al mattino, o alla sera o alle tre di notte, ma nessuno vuole farsi trovare addormentato quando lui tornerà. Tra me e Don Sergio capita che uno deve arrivare dopo. E allora che cosa fai? Lo aspetti, prepari la tavola. L'altro giorno mangiavamo insieme, lui è stato chiamato per una benedizione di una salma al cimitero e ha dovuto concludere il pranzo in fretta, allora c'era il dolce, l'ho lasciato per lui, ma poi è tornato, allora sono tornato anch'io a tenergli compagnia, avevo già finito di mangiare. E proprio in quei momenti così che aspetti l'altro per accoglierlo vengono fuori i dialoghi più belli, i momenti più belli di amicizia. Non è così nelle nostre famiglie. Quando abbiamo, ci aspettiamo gli uni gli altri, ecco, e perdiamo un po' di tempo a farti compagnia. Se il tuo atteggiamento verso Dio è l'attesa piena d'amore, come quei servi, Dio ti chiama. Dio si mostra, Dio ti guida. È Dio che ha le risposte che tu cerchi. Non ce l'hai tu le risposte che cerchi, le risposte della tua vita. È Dio che salva, è Dio che risolve i problemi. Lui risolve, non io, ma vuole servirsi di me. Dio è l'inaspettato, è la sorpresa, è la novità. E si serve di chi è pronto. Madre Teresa, quando a Calcutta vide un uomo che moriva sulla strada, era nella stazione, si è fermata perché era pronta. Le ha tenuto la mano, le ha dato da bere. Non ha lasciato che quest'uomo morisse da solo. E in quel momento il Signore l'ha chiamata a non lasciare che più che nessuno morisse da solo, a prendersi cura dei più poveri, dei più emarginati. E ci sono nate le Suore del Sorriso, che sono in tutto il mondo, ci sono anche qui a Torino, in via Artom, che portano amore. Ma pensate se lei fosse stata distratta, avesse detto devo prendere il treno, non ho tempo. Non sarebbe nato niente di tutto questo. San Giuseppe Benedetto Cottolengo era un prete di 35 anni, canonico della Basilica del Corpus Domini a Torino. Lo chiamano a dare gli ultimi sacramenti a una donna, una mamma, che nel partorire il suo bambino purtroppo stava morendo. Non c'era stato nessun ospedale a Torino che aveva potuto accoglierla. Non c'era posto per lei. E questo, vedere
questa donna giovane morire col marito piangente l'ha sconvolto. E allora, tornando, si è messo a pregare. E a un certo punto ha detto al sacrestano: suona le campane. Era sera ormai, non si usava, ma la gente, quando suonavi le campane, allora veniva in chiesa, la chiesa si è riempita. E lui: diciamo il rosario. E alla fine la grazia è fatta, e andò a dormire. E il mattino dopo cercò un posto e trovò, come sapete, quella davanti, quasi davanti alla basilica, un po' più verso il municipio, quel locale che ha affittato, dove c'era una volta rossa, e lì è stata la piccola casa della Divina Provvidenza, il Cottolengo, che poi si è spostato, sapete dov'è adesso, quel luogo dove chiunque non sa dove andare trova casa, trova un qualcuno che lo accoglie. E ancora adesso c'è questo carisma splendido. Ma pensate se lui avesse detto: è poverina. Ma era pronto e il Signore l'ha chiamata. Ma sapete com'è nata l'opera di Don Bosco? Un giorno lui doveva fare la messa nella chiesa di San Francesco, che è un po' dopo il municipio, vai verso giù, e a un certo punto la trovi sulla sinistra. Era in sacrestia e sente il sacrestano che prende a botto un bambino, perché era andato lì e voleva un po' rubare, chissà cosa voleva fare, un ragazzino. Aspetta un po', parlo io con questo galantuomo. Come ti chiami? Ma vieni qua, facciamo una preghiera insieme. La sai il Padre Nostro? No. Ma la sai l'Ave Maria? No, lo sai quel? Non sapeva niente. Sai fischiare? Sì! Bene, avevo proprio bisogno di uno che sapesse fischiare. È diventato il primo discepolo di Don Bosco, questo ragazzo. Da allora andava a prendere i ragazzi che erano per la strada, perché andavano i ragazzi della vostra età per lavorare, e i genitori li mandavano, non c'avevano niente, e andavano a cercare lavoro a Torino, e allora erano sfruttati dai padroni, che veramente li trattavano malissimo, e dormivano in case tutte insieme, e figurati la delinquenza che arrivava, figurati i disastri che succedevano nella vita di questi ragazzi, erano in balia di tutti, nessuno si prendeva cura di loro. E lui ha creato l'oratorio per far incontrare Dio a questi ragazzi e per farli diventare onesti cittadini, buoni cristiani. Sapete che ha inventato il primo contratto di apprendistato Don Bosco. Tu gli insegni a lavorare, ma devi insegnare, allora io te lo mando, ecco, devi anche fargli scuola. E qualche volta, sapete come faceva a tirare i ragazzi? C'era i ragazzi che magari stavano per strada e facevano, giocavano ai dadi, giocavano a soldi, perché erano proprio ragazzi di strada. Allora tenevano tutti i soldi, le puntate, in un fazzoletto. Lui partiva, prendeva il fazzoletto e scappava, rubava i soldi, e tutti i ragazzi corrivano dietro. E lui correva, perché correva forte Don Bosco, e arrivava dentro l'oratorio. Ecco qui i vostri soldi, volete fermarvi con noi? E molti di questi ragazzi sono stati coinvolti in questa maniera. E qualche volta, quando andava, vedeva che dicevano le bestemmie, allora erano un po' di tempi diversi, giù qualche sberla gliela dava, qualcuno si ricorda le sberle che ha ricevuto da Don Bosco? Ma pensate se quella mattina Don Bosco avesse detto: ma quel ragazzo, lascia stare, io ho da dire la messa, ma mica posso pensare a questo. E che cosa vuol dire vegliate? Che cosa avevano di speciale Don Bosco, Madre Teresa, il Cottolengo in quel momento lì? Cosa avevano di diverso? Erano più santi di voi? No! Erano attenti, erano
proiettati a guardarsi attorno, non sempre richiusi su noi stessi. Ecco, molti non avrebbero notato nulla di speciale in questi avvenimenti. Loro hanno trovato una chiamata di Dio. Ecco, se siete veramente svegli, Dio vi chiamerà. Non siamo come gli struzzi che tengono la testa nella sabbia. Dobbiamo essere come la civetta. Essere pronti, limpidi, con un cuore limpido, aperto, uno sguardo intelligente, una libertà interiore. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. Nel greco c'è la parola kairos al posto del momento. Quando è il momento opportuno. Fare il bene non quando vuoi tu, non quando sono i tuoi schemi ti dicono, ma quando Dio te lo chiede, quando serve. Ascoltare la vita della gente, guardare, osservare quel che Dio ti sta dicendo attraverso gli avvenimenti, perché Dio ci parla, Dio ci chiede qualcosa. La Chiesa, la nostra comunità, è quella casa che Gesù ha preparato per noi, potremmo dire la casa che è stata affidata a noi servi, è proprio la Chiesa, è proprio la comunità. Ogni servo ha il suo compito in quella casa, così come nella Chiesa ognuno ha il suo compito. La Chiesa è tutta ministeriale, tutti sono importanti, tutti i compiti nella Chiesa sono importanti. E quando parlo di compiti nella Chiesa, non sto parlando di fare qualcosa nell'edificio Chiesa, ma quello che tu fai sul tuo lavoro, che testimoni il Vangelo lì e fai delle scelte evangeliche, quello che tu fai costruendo una tua famiglia con Gesù Cristo in mezzo, quello è Chiesa. E quella Chiesa nella tua famiglia non la posso portare io, anche se sono un prete, e non posso andare sul tuo posto di lavoro. Ecco perché ognuno ha il suo compito, ognuno è indispensabile nella Chiesa, ognuno è indispensabile. Nessuno potrà fare il compito che Dio affida a te. È notte, nella parabola, è notte. E questa notte indica proprio la notte in cui stiamo vivendo. Quanto male, quanto peccato, quanto odio, quante guerre. Quante divisioni, siamo nelle tenebre, spesso si usa questo linguaggio, allora era anche usato, no? I figli della luce e i figli delle tenebre. La luce invece è il regno di Dio, è la fraternità, è l'amore, è il paradiso, quel paradiso che Dio ha voluto portare sulla terra. Ecco qui, ecco, c'erano delle sette allora a quel tempo che dicevano, ecco, siamo i figli della luce, ci separiamo da tutti gli altri, no? C'era una setta che si chiamava la setta degli Esseni, dove andavano a vivere addirittura nel deserto per dire noi siamo i figli della luce, gli altri sono il mondo cattivi. E invece Gesù non ha accettato questo. Voi non siete del mondo, voi siete nel mondo, voi dovete andare in mezzo alle persone, lì dovete portare la luce, dove ci sono le tenebre, perché ci sono altri figli della luce che voi troverete. Allora ci dice, anche se c'è il buio, tu non devi vedere il buio, tu devi vedere la luce, perché tu la luce ce l'hai dentro, tu il sole, il tuo sole splende nel tuo cuore, è Gesù Cristo. Ci fossero tutte le tenebre del mondo, tu non vedi le tenebre, tu non vedi il male. Non, è facile dire, oh le cose vanno male, oh, ma sono tutti furbi a accorgersi delle cose che vanno male, non bisogna essere tanto intelligenti. Ma accorgersi di quello che va bene, dell'opera di Dio, del bene, del regno di Dio che va avanti nonostante tutto. Lì sì che ci vuole intelligenza, lì sì che ci vuole sapienza. Ecco, questo dobbiamo essere noi. Vivere come se il regno di Dio fosse già realizzato, come se fosse giorno. C'è il buio, ma non voglio vedere il buio. Io voglio vedere la luce. Gesù irrompe di continuo nella vita della Chiesa.
Quando trovo qualcuno sveglio, nascono opere nuove, come è capitato a Don Bosco, a Madre Teresa, al Cottolengo. Qualsiasi problema dell'umanità ha la risposta nella Chiesa. Guardate, guardate la storia. Qualsiasi problema che ha affrontato l'umanità, la risposta è nata nella comunità cristiana. Perché? Perché ha trovato persone attente, sveglie. Ma qualche volta la Chiesa è arrivata in ritardo. E non era colpa del Papa, dei Vescovi, ma era colpa dei cristiani. Dovremmo essere una Chiesa che arriva al momento giusto, al posto giusto, perché siamo attenti alla vita della gente, non più una Chiesa che arriva in ritardo agli appuntamenti della storia.